Pesce Azzurro Drive, me dica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. Ma Mariana. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. E benvenuti a Rossini TV, un nuovo programma Pesce Azzurro Quiz Show. Ci divertiamo insieme, noi, voi, da casa. E qui questa sera ospite eccezionale, solamente noi, combattuto, tutte le televisioni lo vogliono. Abbiamo con noi questa sera Flavio Vento. Questa pioggia e questo vento, è tornato Flavio Vento, cari amici, buonasera. Come sta? Sta bene? Io sto bene, lei? E si è sbassato, Mi sono abbassato. Si è sbassato, mi pare il tenente Colombo. E cosa c'è? L'assassino? C'è che manca... C'ho la giacca di pagliette. La giacca di pagliette, c'ha la pazza, ciao! E il tenente Colombo c'ha l'impermeabile. Sentivate la mancanza di Flavio Vento? Guardi. Era tutti lì, davanti alla televisione. Quando arriva Flavio Vento? Quando arriva? Eccoci qua, e sono tornato. Erano preoccupati. Era preoccupato. Perché la gente c'ha voglia degli esperti, capito? Della gente che sa, che si intende di tutto, esattamente come me. Che sono gli esperti del calcio, gli esperti di... Non diciamo la cosa. De scienza, de natura, de... Matematica, di storia. Io mi intendo di tutto, sono un gran saputore, so tutto io. No, ma lei è un meteorologo. Io, lei, prima di tutto... Qual è il suo mestiere? Allora, io so un esperto meteo... porca cosa, non mi viene la parola. Stia calmo, deve fare respiro e lo dica. Meteorologo, esatto, perché so colonnello dell'aeronautica. Faccio un lavoro e non so di manco che lavoro faccio. Se uno lavora al Pesce Azzurro, non gli viene. Non mi viene. Se uno lavora alla posta... Comunque, ve volevo dire che ho faticato per venire qui stasera insieme a voi, cari amici, perché sono stato la scorsa settimana, ho fatto Rio de Janeiro, Miami, Hamburgo, Dubai... Ha capito? Sono sempre in giro per il mondo, c'ho da fare conferenze. A fare che cosa? C'ho da fare le riunioni, la gente mi chiama, capito? Perché ma la chiama per che cosa? Perché ha bisogno di esperti, c'è bisogno di esperti in questo momento, no? E io sono esperto di tutto. Tipo? Di tutto, tutto quello che gli appare. Cioè io la conoscevo come meteorologo. Però io adesso mi sono organizzato, mi faccio spedire le lettere. Capito? C'ho una cosina, c'ho una corrispondenza con i miei ascoltatori. Voi mi potete scrivere le lettere che io mi intendo di tutto. Volete un consiglio d'amore, un investimento, qualcosa di salute, quello che vi pare, io vi rispondo a tutto. Scrivetegli. Scrivete a Flavio Vento. Infatti mi hanno scritto proprio adesso un fax. Ma chi le ha scritto il fax? Sono intighi, ma ha scritto il fax. Ma il fax, cioè, nessuno sa dove scrive il fax. È arrivato un fax. Sarà rimasti nel 50, ma lei se faccio i cavoli sui, però. No, va bene. Ve leggo il fax, la prima lettera che mi hanno scritto. L'esperto, di tutto. Di tutto, un saputo. Cascato qualcuno, Ecco. Allora, carissimo. C'è tanta gente. C'era anche la confusione. Ci sono le persone che passano sotto. Tocca dai calci. Vedi qua sotto, c'è due che passano. Esatto, pieno di gente. Allora, sentiamo la lettera. Questa cos'è? La lettera. È la lettera che mi hanno scritta.
carissimo egregio Flavio Vento, sei veramente una persona splendida. Vabbè, adesso mi risparmi i complimenti perché non mi pare il caso. Sei un uomo molto saggio e anche molto simpatico. Vabbè, adesso non stavo a leggere. Saggio e simpatico. Non stavo a leggere troppi complimenti. Sei un uomo veramente molto buono e generoso. Ancora! Non lo so, ma dobbiamo scrivere. La rottura del coglio troppi. Uno, vabbè, dopo se troppo. Me ne fai 10. Non vedo la firma, andiamo avanti. Sì, sì, perché in fazze non si firma. Ah, in fazze non si firma. Aspetti, non mi faccia perdere. Allora, mi chiamo Francesco e sono romano di Roma. Vabbè, pure io sono di Barzocca, Barzocca. Non è che scrive uno e dice... cosa vuol dire? Romano di Roma non è che te potenzia. Sono di Barzocca, allora, Barzocca. Sono di Barzocca, Barzocca, cosa faccio? Un passo avanti, cosa vuol dire? Sono romano di Roma. Ma chi se ne frega, calmo, Francesco? No, perché uno già che lo dice... perché il jet lag, lui viaggia, bravo, arriva, bravo. Avanti dietro il po'... Sono rincoglionito, diciamola come la sta. Mi chiamo Francesco, sono romano di Roma. Siccome so che sai veramente tante cose, ti intendi veramente di tutto, avrei bisogno di un consiglio d'amore. Bravo Francesco, hai scelto la persona giusta. No, consiglio d'amore no. Anche consigli d'amore dai. Un Francesco mi scrive per un consiglio d'amore, ma lei se fai capire... Lei è sposato? Io no. Come no? È certo! È Maria Grazia, mia moglie. Ciao, te mando un bacio. E tua figlia come si chiama? Grazia Maria, ecco. È tanto carina, Vabbè, adesso non mi faccia commuovere, che mi viene la cribù, mi fa pensare alla famiglia. E sua suocera? Geronimo. Andiamo avanti. Geronimo, sì, perché c'ha i parenti degli Apache, pensa quanto è buona. Vabbè. Allora, è un consiglio d'amore. Sono sposato con mia moglie Hilary e abbiamo 3 figli. Credo che lei mi metta le corna e se vuole separare, cosa mi consigli? No, diciamo che ognuno deve in famiglia... È una situazione brutta. No, ognuno regola le cose in famiglia. Allora, Francesco... Io non farei commenti. Francesco, allora, io già ho capito la situazione. Questi puretti, poricani, questi... Allora, ciao, sono io, Francesco Ila. C'hanno Francesco Ilari, de Roma. Romani de Roma, capirai, mi manca. C'hanno 3 fioli, staranno in sta casa che sarà 60 metri, 64, tosse, sarà qui due camere. Che... Sono lì, capito, che tutti in tutto il soggiorno... Uno sopra l'altro. Uno sopra l'altro, che fa una cagnara. E poi ho capito, Ilari sarà una racchia, che proprio te la racconto, perché tanto ho capito. Lui è un... Allora, io ti consiglio una cosa, Francesco, perché io faccio così. L'esperto, L'esperto. Quando faccio a cagnara dentro casa, io alla sera vado a fare una partita a calcetto, perché mi rilassa. Si rilassa. Allora Francesco adesso per dice... Per esempio. Adesso Francesco... ma io calcetto su scarso? A parte che te posso insegnare io, perché so giocare a calcetto, Francesco, se non sai fare... E se no giochi a bocce! Neanche tutti! Perché Francesco prima si è capito che c'ha la parte... Detto questo, bene... Io, perché Flavio, lei si dilunga, non ha capito? La televisione c'ha dei tempi. E basta? Sì. È finito. È ora di iniziare il gioco. Vado e di invitare l'ospite. Lei sta qui con noi. Ah, sto qui. Certo. Cosa c'è da mangiare? Se mangia, allora. È il momento di invitare l'ospite. L'ospite. Il concorrente. È il concorrente. Ecco. Invitiamo il primo concorrente. Michel Hunziker. Eccola qua. Ecco qua. La nostra... Venga qui. Michel Hunziker. Le dia il microfono. Michel Hunziker dalla Svizzera. Berna, Zurigo. Venite. Guadagniamo il centro. Ginevra. Ecco qua. Come si chiama? Michel Hunziker da Ginevra. Oh, cioppiato. Ha visto? Cioppiato. A volte. Perché lui è anche mago. Ha visto? Hai visto? Lei è sposata, è fidanzata? Sono fidanzata. Certo. Da tanto tempo? Eros Ramazzotti, ve lo ricordate tutti, Eros. No, Marco. Marco. Visto? Marco Ramazzotti. Una terra promessa! Bene, sì. Allora Michel si può accomodare sul nostro trono. T'accomodi, Michel, vieni qua. Le spiego il gioco. Spiega il gioco. Bene, Michel, adesso noi abbiamo una slot machine, la facciamo partire, uscirà un piatto del pesce azzurro. Dopodiché lei dovrà scegliere una delle nostre pentole. Ecco. E il suo piatto
dovrà arrivare alla fine, nel senso che lei sceglierà man mano una pentola, se troverà il suo piatto il gioco finirà, se troverà altri piatti andremo avanti, se uscirà la lisca purtroppo il gioco finisce, se troviamo il logo del pesce azzurro invece vinciamo un premio eccezionale. Lei capite, pensi, chiaro? Pensate, l'autore di questo gioco, gli autori, so, Piero e Alberto Angela, non so se, capito, ci siamo rivolti, abbiamo fatto una roba in grande, non è che gli non autori... Non so se il gioco è chiaro, ma lo scopriremo solo vivendo. Vivendo, bravo. Giocando. Giocando. Bene, quindi può partire la slot machine, inizia il gioco, pesce il gioco, pesce azzurro show. Pesce azzurro show. Quiz show. Le cozze gratinate! Buone, le cozze gratinate, guarda. Questo buone. Hanno detto la slot machine, questo ha detto. Quindi, Michel, può scegliere una delle varie pentole, ve ne sono i vari ristoranti del pesce azzurro, questo è prossima apertura a Fano, via delle Querce, ha visto? Allora, non te voglio condizionare, Michel, però Senigallia è una sicurezza. C'hai la sicurezza che è Senigallia. Più giù c'è Rimini e Fano. Non Fano, so. Rimini, Senigallia. È cattolica. Cattolica drive. Cattolica. Vuole cattolica. Cattolica. Vuole cattolica. Cattolica. Vuole cattolica. Tocca sperare che a cattolica c'è dentro le cose gratinate. Siccome Michelle, no, non ci sono. Alla slot machine ha avuto le cozze gratinate. Gratinate. Non deve trovare le cozze gratinate qua per poter andare avanti. Vediamo che cosa c'è. Vediamo che cosa c'è. Vediamo che cosa c'è. Qui. Ma non c'è il pentolo qua. Non c'è il pentolo deve prendere. Deve prendere il pentolo. Il pentolo. Il pentolo deve scegliere. E qual è il pentolo? Lei deve scegliere il pentolo. Deve scegliere il pentolo. Prima. Certo, lo deve scegliere il pentolo. Scegli un pentolone. Scegli un pentolone di questi e te lo porti davanti. Pensavo l'avesse già scelto, è che il gioco è così frenetico che non ci rendiamo conto. Frenetico. Prego. Ma scegli il pentolone. Scegli il pentolone. Vai. Il nuovo ristorante in apertura, ce la fai a portarlo? Non so, proviamo. Guarda che roba bella. Verde, verde speranza, speravo di vincere. Sento le risate di Santinelli dietro, da casa. Vai. Vado. Apri quello. No, e non bella per questa, aspetta, devi scegliere pentole. Apri quello, vediamo. Deve scegliere le pentole. Che pentola scegli? Intanto vedi cosa c'è. No. Scegli la pentola, va. No. Scegliamo tutte le pentole, scelgo Rimini. Rimini, vabbè. E allora queste pentole. Vediamo se Senigallia. Cosa ha scelto? Cosa ha scelto Michelle? Rimini. Non mi ricordo più. È Rimini, allora. Vediamo Fano, va. Vabbè. Ma cosa hai scelto? Non lo so, cosa hai scelto? Ha scelto Rimini! Vediamo cosa c'è Rimini! Vediamo cosa c'è Rimini! No, hanno fregato! Le cozze, ha sbagliato! Cozze gratinate! L'ha perso, allora qui cosa c'era? Pa! Non ha scelto le cozze! Porca boia! E qua c'è il filetto dorato! Ha sbagliato! Mi dispiace, però te tanto te fai i balletti, dopo te fai le canzoni. Sai che intanto intrattieni la concorrenza. Sei una donna un po' che ti piace non fare le cose. Io volevo vedere anche tutte le altre. Senti, io mi ricordo te, tipo 15 anni fa, avevi fatto una pubblicità, no? Mi ricordo che c'era, era tappezzato tutti i manifesti, no. Che c'eri te mezza nuda. Mi ricordo. No, la pubblicità da adesso però, quella... Michelle, delle pentole. Hai vinto un sugo del pesce azzurro, ma c'è la penitenza da fare. C'è la penitenza? C'è la penitenza. Pure la penitenza. No, Michelle. La facciamo? Sì, tu che fai la. Dai, perché abbiamo fatto una gran confusione con queste pentole. Fai la penitenza. Che facciamo la penitenza, venite al centro. Dai, se vinci la penitenza, Michelle, almeno... No, facciamo la penitenza, va. Sì. Facciamo, cosa facciamo, la 1 o la 2? Io dico la 2. Ecco. Limitazione. Limitazione, pensa a te, io tocca limitazione. La 2, limitazione. Dai. Cosa gli fammi imitare? Non vorrei quella che mi hai detto prima. Dai, quella che ti ho detto prima. È vero? Dai, ma chissà se la conosce. Sì, la conosce. Che per Michelle Hunziker è un'altra che si intende del conosce tutto. La sua collega Orietta Pedotti?
Michel Uzzi che Roletta Pedotti sono due donne di spettacolo. È stata per le patate. Le patate del Poderino. Hai visto? L'ha imitata. Allora. Ha vinto un altro! Sugo del pesce azzurro perché. Allora, della Pedotti io vorrei dire porcia a percia. Porta aperta. Porcia. Senti, questo è un messaggio subliminale. Porta aperta. Apri tu ce le porte. Ringraziamo Michel Hunziker. Grazie per Michel. Aver partecipato al nostro programma, prego, si può accomodare. Grazie Michel. Perché il gioco di qua non è finito, poi la riceviamo alla fine. Andiamo avanti. Flavio, lei vuole dire qualcosa? No, voglio giocare. Facciamo, riprendiamo la pentola. Ne intendo di tutto, eh. Rimettiamo sulla pentola. Pure schermi dure, guarda. Ti parte il microfono, rompi la vetrata. Bravo. Ecco qui. Bene. E penso che tocca girare i coperti. È il momento del secondo concorrente. E secondo concorrente. Bene. Buona, buona. Ciao, bella. Venga qua. Tutto a posto. Ciao, come ti chiami? Chiara. Chiara, vieni da... Chiara. Guastalla, a Gemiglia. Guastalla, sei maggiorenne? Sono maggiorenne. Sei maggiorenne? Sì, vaccinata. Vaccinata. Da Guastalla arriva, da Guastalla a Gemiglia. Che bei posti, si mangia bene. Si mangia bene, tortellini. Si mangia bene i tortelli, le lasagne. Lambrusco. Il lambrusco. Si beve il lambrusco. Si beve il lambrusco. Le patate. No, le patate no, non c'è tagliato. Quella è l'altra. Anche ci confondiamo i personaggi. Brava. Allora, Guastallina, ci vogliamo accomodare il trono a giocare? Vuoi dire qualche cosa? No. Niente, no, io non parlo, voglio parlare. Bene. A Guastalla. Allora. Era buono il pesce, era buono. Buonissimo. E il vino, era buono pure il vino. Anche il vino, anche, ma oggi ne ho bevuto troppo. Sì, ma quanti bicchieri? Non li conto, non lo so. Pure io, più o meno di 8. Ogni volta che vado al pesce azzurro esco imbriaco. No. Non è che bello. Io c'ho sto carattere, che vado al pesce azzurro e mi imbriaco. Cosa devo fare? Mi dispiace. Bene. Il pesce, bravo. Allora, vogliamo scegliere una pentola? Dai, scegliamo sta pentola, va. Rimini. Prima però, non è meglio che gira la slot? Scusa, vai. Suggerimento così. Bene. Giriamo la slot, vediamo. Ha scelto Rimini. Allora è uscito è il pesce azzurro. Ha vinto Guastalla. E non dovevo manco scegliere la pentola. Eh no, perché è uscito il pesce azzurro. E quindi vince. E vince, ha vinto. Ha vinto un macello di roba. Ha vinto. Cosa ha vinto? Ha vinto. Ma diamole sta pentola. Diamole la pentola. Vuole il coperchio? Dai, sta Rimini è cattolica, dai. Dale la pentola, due sei del trono. È così, cucina per la caserma, hai capito? Tu intrattieni l'ospite che io intanto arrivo con il premio. Va bene. Senti, cosa fai dopo questa trasmissione? Vado a casa. Vai a casa, pure io. Hai visto che coincidenza, bravo, andavo proprio, bravo, d'accordo. Ho la macchina a Rimini, mi serve un passaggio. E te tocca andare a Guastalla. Certo. Da Rimini. Da Rimini. Anna Mariana arriva alle 4 però. Spero prima, dai, due ore, da Rimini a Guastalla, due ore. Stai girando l'ora però, brava. Brava. Bene, puoi scegliere. Cosa? Eccezionalmente puoi scegliere tra un cofanetto di 6 sughi, però. Oppure la bottiglia di Moretta con 3 bicchieri. Visto che hai bevuto 8 bicchieri di vino, io penso che tu sceglierai i sughi. Sì, andrei per certo. I sughi. Faccio delle feste, sì. A voi. Bene, allora vieni qua, guadagniamo il centro. Guadagniamo vieni il al centro con noi. Sì, è finito. Perché... Sei no, perché fortunata. Hai preso il jolly. Hai preso il jolly, vai, ha vinto. Dai, a Guastalla con cosa vai? Con come? Che come mezzo? A piedi? No, in macchina. Guidi tu? Guido io. Dopo 8 bicchieri. Vabbè, dai. Bene. Vuoi aspettare? Vabbè, aspettare si attimo, verrà dopo, un vasetto di sugo per smaltire. Grazie allora. Bene, grazie a te, grazie per averti partecipato. Grazie. Ti puoi accomodare qui perché ti richiamiamo per il gioco finale. Sì, vabbè, facciamo presto perché deve andare con Stalla a fretta, a fretta. Beccato una canzone, beccato. Cosa beccato? Ma invece è il momento del terzo ospite. È il terzo concorrente. Eccolo qua. Rimettiamo a posto la pentola. Ma te guarda che bella signora che le porto. Te guarda qua. Oh. Rimettiamo a posto la pentola di Rimini. Venga signora, si metta qua. Ecco qua. Oh. Il microfono. Come si chiama? Perfetto. Paola. Paola, di cognome? Scarlatti. E poi? Paola Scarlatti. Paola Scarlatti e? Basta. Senta, Paola Scarlatti, per caso c'ha dei parenti a Marzocca? No, niente parenti a Marzocca, ce li ho a Senigallia.
È sicura? Sì, sì. Perché io ho un vicino di casa che si chiama proprio Scarlatti Massimo. Ah, e c'ho una bega, capito? L'ho querelato tanto per essere calmo. Adesso no, io lo assicuro. No, mi scusi, aspetti, abbia pazienza perché... Sto innervosito! No, le dico sempre di non portare le questioni personali nei programmi televisivi, è una bega, è una bega legale. Facciamo brutte figure, capito? È una bega legale, ce l'ho da tre anni questo Scarlatti. Se uno mette, venga, riprenda. Capito? Farò finta di niente. Ecco, bene. No, no, non è più. Non si conoscono neanche. No, gli tirerei i capelli, Bene, lei ha mangiato qua questa sera? Sì, buonissimo. Ha mangiato bene? Perfetto, benissimo. Bene, ci fa molto piacere. Ha bevuto pure lei, perché ha avuto un'imbriaga prima, Reggio Emilia. Solo l'acqua, solo l'acqua. Ah, solo l'acqua. Sì. Bene, allora, si può accomodare sul nostro venga trono. Venga con me, Pala Scarlatti. Vada con Flavio Vento. Ecco qua. Allora, e facciamo così. Mi dice che prima tocca girare la soda machine. Certo. Vuole scegliere prima la pentola? No. Vuole cambiare il coperchio? Facciamo partire il fumo? Slot machine! Filetto dorato con le patate! Buono, ha visto? Buono. Filetto dorato con le patate! Filetto dorato con le patate! A questo punto, Paola, scegliamo una di queste sei pentole! Paola, devi trovare il filetto, mi raccomando! Sì, eh. Sì, laggiù! Fano! Fano! Per Fano! Fano, brava, perché sei De Fano. Io sto De Fano. Allora, sei De Fano, c'è De Fano, c'ha ragione Paola. Guarda che bel pentolo che c'è qua. Qui adesso dentro c'è deve essere il filetto dorato, mi raccomando, Paola. Perché sono le prime puntate, spieghiamo il gioco. Il filetto è uscito alla slot machine e il filetto dovrebbe essere qui dentro per vincere il premio finale. E quindi, scegliendo le pentole, adesso scegliamo una pentola alla volta e vediamo che cosa troviamo. Bene, che cosa vuole scegliere di queste pentole? Drive. Drive. Drive, drive, drive. Guarda un po', Speriamo che non c'è il filetto. Dimmi che non c'è il filetto, Speriamo che 3, non sia 2, filetto. 1. Tagliolini, sgombre, ceci! E si prosegue con Paola Scarlatti! Gliel'ha muffata, brava Paola! Brava Paola! Lo lasciamo scoperto! Vai. Se dovesse distrarre e riscegliere il drive. Ok. Adesso... A questo punto possiamo andare avanti. Vuoi cambiare la pentola? No. No. Sicura? Sente stardita questo Fano. Sicura? vediamo. Andiamo avanti. Senigallia va sempre sul sicuro. Senigallia, dai! Suggerimento. Ma siamo sicuri? Che suggerimenti da Senigallia, Senigallia, ce l'ho nel cuore. Perché Marzocca, ma fammi vedere. Vicino Fano. Confermiamo Senigallia? Confermiamo Senigallia. Confermiamo Senigallia. Guarda adesso. 3, 2, 1. Tiè. Grigliata azzurra, Sardoncini. Oh, sta andando avanti, Sta andando forte Paola. Dai, che vinciamo Paola. Dai. Ci siamo? Dai. Continuiamo, a questo punto continuiamo Paola. Cattolica, guarda che andando avanti si vince l'Assunzione. Sì. L'Assunzione. Non so dove. Al ministero. Sono i posti buoni. Alle poste. Quelli sono i posti buoni, Paola. Cattolica, c'è un profumino qui dentro. Cosa c'è? C'è il profumino. Cosa c'è? Il coniglio? Un profumino di limone. Cosa ci potrebbe essere? Cosa c'è al limone? Cosa ci potrebbe essere? Una cedrata? Una limonata. Ma non è che uno viene a piacere tu prendere la limonata. C'hai ragione, bravo. A Marzocca te bevi la limonata. Limoncello non è tra le portate del pesce azzurro. No. Va bene, non perdiamo tempo. Scopriamo questo piatto. Lavoretta! Oh, ma sta andando avanti, Sta andando avanti. Adesso manderebbe la moretta, è vero? A questo punto fermi. A questo punto fermi, sono due le pentole rimaste in gioco. Io ti consiglio. Tanto qui c'è il filetto, lo so io, c'è il filetto qua. Dai, state che si rompe. Si rompe. La pentola si rompe adesso. No, non guarda. Flavio, che facciamo? Lei è sicuro che deve tenere la pentola? La vogliamo cambiare? No, teniamo la pentola. Teniamo la pentola. Paola, Teniamo la pentola. Teniamo la pentola. E O no? Rimini.
Rimini? Rimini. Non lo so. Rimini? Ecco Rimini. Andiamo con Rimini. Prova un po' Rimini. Proviamo. Ai ai ai. Ai ai ai, mi dispiace, proseguiamo! Ai, brava Paola Scarlatti. Cozze gratinate all'arancia! E quindi, a questo punto mi sembra che... Adesso sono due. Mi sembra che sia rimasta solo una pentola. Certo. Qui cosa abbiamo? Non lo so, questo deve essere il filetto. Cosa abbiamo qua? Le alici. No, e quindi? Ma le alici sono uscite? Ma cosa sono uscite? Il filetto è lì, no? E non c'è piatto. E porca boia, Paola, però te dovevi concentrare di più oppure te? Dai! Dove c'è le way? Porca boia. Ma le alici non ci sono qua. E quindi, Paola, vieni qua. Ho vinto. Vince quando l'arbitro, chiamiamo il VAR. Ma il filetto è qua, Il filetto dorato. Allora, e quindi... Non lo so, e quindi... lei è il presentatore. Abbiamo, ospite, e quindi? Abbiamo? E quindi, non lo so, quindi? E quindi colpo di scena! Colpo di scena! Ha perso Paola, ci dispiace, abbia pazienza. Ma non c'è un premio di consolazione? Certo, quindi. Certo. Sa cosa può fare? Noi abbiamo una corda. Ecco, ci mi posso impiccare? No, ci mancherebbe, no. La corda è da saltare. È un giochino, Paola, adesso te vuoi impiccare per un giochino. Ma te non dare retta al tenente. Lei si figuri, nella trasmissione precedente è uscita la bistecca, che proprio non c'era da nessuna parte. Perché qua non si sa come va a finire, ha capito? Capito? È tutto così. Non si sa come va a finire. Che al pesce azzurro la bistecca non l'ha mai vista nessuno. Ma col tenente Colombo è così, non capito? Sai mai come non finisce. Ma potrebbe cascare la bistecca anche da soffitta. Ma, basche, se, ma se lei Flavio Vento, se lei Flavio Vento mi tiene questo coperchio. Ecco. Io do il premio di consolazione alla nostra Paola Scarlatti, sì, e poi siamo ancora in gara per il gioco finale. Certo. Bene. Speriamo nel gioco finale. Abbiamo fatto una testa alla pora Paola Scarlatti, che adesso va a casa, dorme due giorni, vero Paola? Che stavo ricordando un po' e abbiamo pensato. Guardi, le do un sugo alle vongole. Sì. Sì, grazie. E uno? Spade e melanzane. Spade e melanzane. Oh, però sa cosa le consiglio? Di non farli insieme perché si mischia tutto. Aspetti, si accomodi lì, anzi, lei può stare qua, io richiamerei i due concorrenti precedenti, sono andati via. No, sono tutti qua. Venga, Michel Hunziker e Paola Scarlatti, venga. L'altra venga. È partita, è andata a Reggio Emilia. L'altra è partita perché siccome aveva bevuto, non voleva fare tardi. La tua andata a guastare, Bene. Arriva a guastare. Adesso voi dovreste indovinare il peso dei quattro conduttori della trasmissione. Che saremo io, lui e quegli altri due, gli innominati, Santinelli e Rosa della Cecca. Rosa della Cecca è obesa, tanto se sale. Secondo voi, prima lei e poi lei, quanto pesiamo tutti e quattro totale? Dica. 3,80. Meno? 3,34. Un po' di più, un po' di più. Andate vicino però, tutte e due. Ebbene. 3,46. Adesso andiamo all'infinito. E vuole stare fino a mezzanotte di nuovo. E lei ne può dire un'altra. E prima o poi c'è via. Cosa serve? E 51. No, 6,20. Mica un altro, tanto ormai. No, un'altra volta. Niente, bene, il tempo è scaduto. Invitiamo la nostra azzurrina, venga, che è ora di cena! E noi abbiamo fame, un piatto a me lo tenga lei Paola. No, me fai mangiare un po'. Lo tiene Flavio Vento. Noi adesso andiamo a mangiare, che è ora di cena. Ma cosa mangiamo questo? Lo dobbiamo qui. Vi aspettiamo al pesce azzurro, vi aspettiamo il martedì e giovedì, ore 19. Ciao a tutti! Ciao! Buon appetito! Buon appetito! Buona cena! Buono! Wow.
Pesce Azzurro Drive, mi dica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangiarò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.